Pochi giorni fa tutti gli amanti della grande letteratura hanno, non dico festeggiato perché in effetti c'è poco da festeggiare, ma ricordato i 100 anni dalla nascita di Italo Calvino, che per chi non lo sapesse è nato il 15 ottobre 1923. Mi sembrava giusto dedicare un breve video di commento, almeno di quello che penso io, della buonanima del caro vecchio Italo. Volente o nolente, amato o non amato, Italo Calvino rappresenta uno dei pilastri della storia letteraria del nostro paese. Sicuramente, insieme a Sciascia, probabilmente può essere considerato uno dei pilastri del nostro Novecento. Io, e qua dirò una cosa che forse parte male, non sono mai stato un amante vero di Italo Calvino, ma non posso negare la grandezza dello scrittore, un autore poliedrico e soprattutto non banale. E forse vi dirò una cosa pazzesca, è la sua totale assenza di banalità, la sua incapacità di essere intellettualmente, da un certo punto di vista, tra poco lo spiegherò il concetto semplice, ma anzi glaciale per certi versi, che non me l'ha mai fatto apprezzare. Io ho conosciuto Italo Calvino, per assurdo, non tanto dai libri che i miei genitori e i miei avi conservavano gelosamente in biblioteca, ma a scuola. Voi direte, a scuola, sì. Uno dei libri che mi ricordo al liceo, la professoressa di italiano ci assegnò da leggere fu Marco Valdo, che io ancora oggi non stento a definire un fantozzi ante litteram. Le storie di Marco Valdo, questo personaggio sfigatissimo, erano delle storie neorealiste, diremo, cioè facendo un paragone col nostro cinema neorealista. Stracolme di ironia, ma maledettamente pregne di tristezza. Lo lessi, sono storie brevi, una raccolta di storie brevi, diciamo con il cuore in lacrime quasi, perché per quanto le storie fossero assurde, inverosimili, più delle volte comiche, non mi divertiva, e soprattutto mi faceva male dentro, e forse era questo lo scopo di Calvino. Perché Calvino era questo, era uno scrittore che univa una ricerca della trasposizione della realtà il più freddo e tagliente possibile, camuffandola, perdonatemi la metafora, con una fodera come fosse un coltello di velluto, per farla sembrare più morbida, ma restava sempre tagliente. Dentro Calvino c'era tantissima politica. Per Calvino, in qualunque cosa noi leggeremo di tutta la biografia di Calvino, la politica, ma non intesa come una posizione personale, ma proprio la lotta politica a 360 gradi, è una costante perenne. Finanche nel suo capolavoro del fantastico, sì, perché si è dedicato anche al fantastico. Il Visconte dimezzato, un'opera sublime per certi versi, noi troviamo sempre una posizione politica, ripeto, non identificabile in una parte, ma proprio un imprinting fortemente politico, fortemente di critica nei confronti della società, tra virgolette, consumistica degli anni 50, 60 e per certi versi anche 70. Questo era Calvino, ma soprattutto da un punto di vista letterario. Lui era quello che noi potremmo definire la trasposizione italiana, meno visionaria, ma ugualmente profonda e tagliente nella lingua, cioè nella prosa, di Borges. E forse il vero manifesto di questo parallelismo con Borges non l'abbiamo nel suo periodo fantastico, ma l'abbiamo un periodo immediatamente successivo, cioè intorno agli anni 60, quando lui scrive Le città invisibili, che era una sorta di rilettura, per certi versi anche una parodia, de Il milione di Marco Polo.
ovviamente di dimensioni ridotte, ma era un qualcosa di straordinario nel quale era proprio lo stesso mercante veneziano a descrivere Kublai Khan. Italo Calvino è stato anche un personaggio noto a livello radiofonico, rare le sue apparizioni televisive, ha collaborato anche col mondo, tra virgolette, degli sceneggiati, ha collaborato insomma con quasi tutto il mondo dell'arte. Ma ritornando in capo al discorso, perché non mi è piaciuto? Io ho detto all'inizio perché per certi versi era troppo il suo essere esageratamente intellettuale, sfogava, o almeno trovava sfogo, in una sorta di freddezza glaciale. Io amo la letteratura quando è a un livello intellettuale estremamente alto. Allora voi direte, scusami, ma se dici che è un livello così alto, troppo alto, addirittura a livello intellettuale, perché non ti piace? Perché sfocia la sua troppa intellettualità, diciamo, nel freddo. E cosa intendo io per la freddezza di Calvino? Calvino era uno scrittore di lotta. Okay. Per quanto lui sia l'autore di Marco Valdo pure un manifesto di lotta, ti proponeva un testo che apparentemente doveva essere un testo disimpegnato per farti passare quelle due orette, con un linguaggio forbito di quelli unici nel suo genere, ma che in realtà la terza riga già ti aveva dilaniato. Anche nei momenti, ripeto, in cui Calvino voleva essere divertente, Calvino per me, sensazione personale, non era divertente, era sempre comunque un colpo di macete qua, una cosa incredibile. Questo sicuramente fa parte del genio del personaggio, della grandezza del personaggio, e non so neanche se sono l'unico che l'ha interpretato così Calvino, di una profondità, di una glaciale oscurità mascherata da opera quasi mass market, cioè di largo consumo, perché Calvino, tra le altre cose, vendeva uno sproposito. Si studia anche a scuola. Certo, oggi fare un video su Italo Calvino non è il massimo del trend topic, direbbero i più giovani, però mi sembrava un tributo dovuto, uno chapeau, una delle più grandi penne e dei più grandi scrittori della storia di questo oramai malsano e ributtante paese.